Signori, buonasera. Prima di mangiare un video un po' diverso. Voglio parlarvi di un nuovo sgravio che il legislatore sta per introdurre per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ma che secondo me, insomma, è un po' uno sgravio fuffa. Vediamo. La disposizione prevede, a favore di quelle aziende che sovvenzionino con erogazioni liberali, minimo 10.000 euro, gli istituti scolastici di secondo grado, uno sgravio di natura contributiva, economica, qualora poi vadano ad assumere con un contratto a tempo indeterminato i giovani diplomati che vanno a provenire proprio da quella medesima struttura scolastica che hanno sovvenzionato con le loro erogazioni liberali. Queste erogazioni agli istituti dovranno servire per l'ammodernamento e il potenziamento di laboratori professionalizzanti, laboratori di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle nuove tecnologie, ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata, l'ammodernamento di attrezzature, dispositivi hardware e software proprio ai fini didattici. Per fruire poi di questo beneficio, sgravio contributivo, l'azienda dovrà appunto assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mi raccomando, a conclusione del percorso di studi, i giovani che escono proprio da quell'istituto beneficiario delle erogazioni. Quando andrà ad assumere il giovane, riceverà un parziale esonero dal versamento contributivo a suo carico, con l'esclusione però sempre dei premi INAIL, per un periodo massimo, attenzione, di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Questa decontribuzione parziale, lo sgravio, sarà riconosciuto a decorrere dal 2021 e non sarà cumulabile con altre agevolazioni previste per i medesimi fini, quindi agevolazioni per le assunzioni. Per diventare realmente operativo, stiamo aspettando che il Ministero dell'Istruzione, di concerto col Ministero dell'Economia, vada ad emanare entro 90 giorni un decreto interministeriale che dovrà proprio definire modalità e tempi per le aziende per disporre queste erogazioni liberali, oltre a capire la misura effettiva di questo incentivo, di questa decontribuzione. Scusate, pronto il riso. Perché ho esordito dicendo che questo incentivo forse è un po' fuffa? Beh, stante il valore richiesto, quale erogazione liberale all'azienda, cioè il versamento minimo di 10.000 euro, e vista l'agevolazione offerta, che consisterà in una decontribuzione comunque parziale e per un solo anno, e nei limiti di spesa che verranno identificati dal Ministero dell'Economia, probabilmente questa tipologia di sgravi non avrà un grande fascino, non sarà particolarmente affascinante per le aziende. Difficilmente, infatti, questo incentivo permetterà all'azienda di recuperare quanto versato come erogazione liberale, e inoltre esiste già una tipologia contrattuale sgravata che è per l'assunzione di giovani, che è proprio l'apprendistato professionalizzante, che prevede già di per sé una contribuzione fortemente ridotta rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Nel peggiore dei casi avremmo una contribuzione a carico azienda dell'11,61% quando parliamo di apprendistato professionalizzante, e senza nessun obolo da dover versare per poter accedere al beneficio, quindi nessun 10.000 euro da versare ad alcun che tipo di istituto scolastico. Detto questo, credo che per dare una smossa al mercato del lavoro serva ben altro rispetto all'introduzione di questa tipologia di sgravio. Certo è che uno sgravio in più sempre meglio è, ma sembra sempre che si vada, diciamo, a tappare, la falla nella diga col famoso ditino. E io dopo questo vi saluto e ci vediamo alla prossima con un video magari un po' più strutturato. Signori, buona cena a tutti, mangio anch'io.